Buonasera, buonasera da Antonio Palopoli e benvenuti a Riflettiamo sulla Serie B, la nostra consueta trasmissione infrasettimanale per parlare chiaramente del campionato cadetto, un campionato sempre avvincente, sempre con delle sorprese, non mancano mai avvicendamenti in panchina, insomma tanti argomenti di cui parlare, di cui discutere. La più cordiale buonasera ve la do oggi da Acri in Calabria, praticamente da dove sono collegato, e un ringraziamento particolare soprattutto ai tecnici che hanno allestito ovviamente non solo questo collegamento ma quello che sto per farvi vedere. E allora, visto che io sono da una parte della penisola, vado all'estremo, all'estrema parte dello stivale, vado addirittura a Bolzano a salutare Filippo Rosace. Buonasera Filippo. Buonasera Antonio, buonasera a tutti i nostri, i vostri radioascoltatori. Allora Filippo, come vedi questo campionato bellissimo? Quando ci siamo visti lì a Bolzano si respirava tutt'altra aria per il Cosenza e invece era un'aria un po' mesta per il Sud Tirol. Oggi siamo decisamente a parti invertite, no? Ma è un campionato, come hai detto tu, bello, avvincente, ma anche un po' schizofrenico, direi, no? Perché ci sono decisioni come quelle degli avvicendamenti in panchina che francamente lasciano, a mio avviso, il tempo che trovano. A 7 giorni dalla fine, io ricordo soltanto, permettimi questo inciso, un avvicendamento giunto a 5 giorni dalla fine nel campionato 1999-2000 con la Regina che conquistò la Serie A. Fece fuori a cinque giorni dalla fine chiamò in panchina Bolchi, Maciste Bolchi, ma lo fece non per un discorso meramente di serenità e spogliatoio, e quello probabilmente ci stava. La Regina vinse in campionato, andò in Serie A, però quello che stavamo vedendo in Serie B in questi giorni, compreso anche gli esoneri di Corini, l'esonero di Aglietti, secondo esonero, perché aveva già esonerato dopo la partita proprio contro il Sud Tirol e poi tornò sui suoi passi di Nuno, dimostra che questa è una situazione un po' schizofrenica. Effettivamente, al di là della bellezza dei risultati, dei capovolgimenti di fronte, degli equilibri, c'è anche questo sottotraccia, viaggia questa sorta di atteggiamento incontrollato da parte di chi dei padroni del vapore, chiamiamoli così. E guarda dove vado a Lecco, vado proprio a Lecco, perché lì davvero non si fanno mai, cioè io allora, Pietro Diodati, buonasera. Buonasera Filippo, piacere di conoscerti. Una curiosità, era stato esonerato Gustinetti, se non erro, giusto? Bravo, infatti mi veniva in mente Mazzarri, non so perché, però era Gustinetti. E fu esonerato, sì, proprio perché non andava d'accordo con la squadra, non perché Maciste, con tutto il rispetto per la buona anima di Bolchi, non avesse i titoli, diciamo, ma 5 giorni dalla fine, in quella situazione lì, puoi fare poco. Evidentemente arrivò Bolchi, la squadra si ricompattò attorno a un leader all'interno spogliatoio e vinsero il campionato. Okay. Allora, stavo dicendo che qui non c'è il mare, c'è il lago, ma sono agitatissime. Però è proprio dall'inizio del campionato che c'è questo marasma, questa tempesta continua che non vede, non c'è pace, ecco. Poco fa stavo facendo una passeggiata, una setta, diciamo così, mi è venuto in mente un vecchio film del neorealismo italiano, Non c'è pace tra gli ulivi. Guarda Francesco D'Asto, non c'è pace. Filippo, i nostri telespettatori subito precisi, guarda, al posto di Gustinetti, guarda, salutiamo Francesco D'Astoli, il telespettatore che si chiama. Allora Pietro mi aveva chiesto, mi ha detto Antonio... Non al posto di Gustinetti.
quell'anno lì andò Bolchi. No, no, voglio dire, Pietro mi ha detto questa settimana, Antonio, lasciami riposare, ripresa la scuola, sai, sono un po' impegnato. Ma come faccio a lasciarlo tranquillo? Cioè, all'Eco non si fanno mancare niente, davvero. E vado, mi trasferisco da Lecco, vado a Brescia, sponda Feralpi-Salò, perché il colpo della giornata chi lo fa? La squadra che poi deve giocare contro il Cosenza, no? E noi col giornale di Brescia, ormai io ero insieme in tribuna stampa con Erika a Cosenza, poi c'è Gianluca Magro, ormai Francesco Loria, mi daranno una tessera fedeltà dal giornale di Brescia, no? Perché siamo sempre in collegamento con loro ed ho grande stima, grande piacere. Buonasera Francesco Loria. Buonasera a tutti, un saluto particolare all'amico Filippo. Sì, è un stanno vivendo un paio di ore un po' particolari a Salò, perché la vittoria di Cremona è stata veramente pesante e adesso avere a 4 punti di distanza addirittura la salvezza diretta, dopo che per un intero girone d'andata il sogno era rimanere lì a poter giocare i play-out, insomma la prospettiva è cambiata radicalmente. Allora Francesco, ma ci pensiamo sempre noi del Cosenza a tenerlo vivo questo campionato? Cosa dici, caro Eliseno? Ci pensiamo sempre noi a farci del male, no? Purtroppo buonasera a voi tutti. Purtroppo sì, però diciamo che se c'hanno a che fare con noi è un po' pericoloso, perché noi abbiamo una tradizione positiva nella tragedia, cioè quella di riuscire sempre a cavare il ragno dal buco, però dai e dai, ogni tanto la corda può finire pure per spezzarsi, quindi mai come quest'anno, proprio perché non siamo di rincorsa, la vedo durissima dopo quello che sta succedendo intorno a noi. E allora andiamo a vedere un po' i numeri della 31esima giornata giocata proprio nel lunedì dell'Angelo, nel lunedì di Pasquetta. Allora Modena e Bari 1-1, a Cosenza Brescia batte 2-1, Como batte su Tirol 2-0, Lecco e Cittadella 1-1, a Parma Catanzaro batte Parma 2-0, Pisa batte Palermo 4-3, Spezia batte Ascoli 2-1, a Venezia Reggiana batte Venezia 3-2, Cremonese 0, Feralpi Salò 1, Sampdoria batte Ternana 4-1. E per effetto di questi risultati ecco la classifica dopo la 31esima giornata: il Parma a 65 punti, il Como a 58, pensate, clamorosamente, no? Il Parma perde in casa, aumenta il vantaggio sulla seconda, che è il Como che scavalca il Venezia e la Cremonese, proprio Venezia 57, Cremonese 56, poi Catanzaro 52, Palermo 49, Sampdoria 43, Brescia 42, qui finisce la zona playoff. Poi abbiamo Pisa e Reggiana 40, Cittadella 39, Sud Tirol e Modena 38, Bari 35, Cosenza e Spezia alla soglia dei playout con 34, Ternana 32, Ascoli 31, Feralpi Salò 30, Lecco 22. Diamo un'occhiata anche alla classifica dei marcatori, la vedete con Paul Giampaolo, sempre grande protagonista, 19 reti, poi Casiraghi del Sud Tirol con Brunori del Palermo 14 reti insieme a Coda della Cremonese, poi c'è Tutino a 12 del Cosenza, mentre Iemmello del Catanzaro e Cutrone del Como ne hanno 11 con Mann del Parma, con Pedro Mendes anche dell'Ascoli. A 10 chiudono questa classifica Biasci del Catanzaro, Benedictas del Parma, poi c'è Sibilli del Bari e Gipier ancora del Venezia. Un'occhiata a quella che sarà la 32esima giornata, si comincia venerdì 5 aprile alle 20:30 con Bari Cremonese, sabato 6 aprile ore 14 Brescia Pisa, Feralpi Salò Cosenza che si gioca al Garilli di Piacenza, su Tirol Parma, Ternana Modena, Spezia Lecco, alle 16:15 di sabato Reggiana Cittadella, Catanzaro Como, Palermo, Sampdoria chiude
questo turno domenica alle 16:15, confronto tra Ascoli e Venezia. Allora, abbiamo dato un po' di numeri e io parto proprio da Filippo. È difficile, Filippo, vi faccio questa domanda, è di prassi, cioè come riuscite voi a trovare un aggettivo che possa rispecchiare questo campionato? Perché guardate questa classifica, cioè la stiamo vedendo da tanto tempo, no? La stiamo vedendo praticamente da ogni giornata che passa. Cioè, qui a parte ma il Parma, perché ha un certo margine di vantaggio, no? Ancora non c'è nulla di deciso, cioè siamo a 7 giornate dalla fine. Filippo. È un campionato sicuramente bello, avvincente, l'abbiamo detto prima, un campionato dove tutto può succedere e dove, parlo del Sud Tirol, con DS Bravo che predica umiltà e predica soprattutto concentriamoci sulla salvezza, mentre un Sud Tirol che ha 4 punti dalla zona playoff e ha 4 punti dalla zona playout, quindi ha in mano le carte per potersi giocare. Ha in mano anche un calendario che sicuramente non è facile, perché sabato ci sarà il Parma, poi bisogna andare a Genova contro la Sampdoria, poi Cittadella e via di seguito le altre, l'ultima addirittura in casa col Palermo. Però la sconfitta con la vittoria di Catanzaro sul Parma dimostra che è un campionato dove nulla è scritto, la sconfitta della Cremonese dimostra che nulla è scritto. Questo non voglio dire che Sutio chissà quale ambizioni abbia, però è un campionato così incerto che da qui alla fine, a mio avviso, ne vedremo ancora delle belle. Francesco Doria, a tratti questa Feralpi dà la sensazione di poter lottare addirittura per una salvezza senza playout. Poi c'è stato un calo di risultati, insomma un campionato un po' altalenante, però è sempre una squadra viva, cioè sicuramente la vittoria di Cremona contro la miglior difesa di questo campionato è chiaro che dà ancora più linfa alla formazione ovviamente dei Leoni del Garda. Sai, è venuto fuori un finale di campionato incredibile. Ci sono dei numeri stranissimi in questa stagione della Feralpi. La seconda peggior difesa del campionato, che riesce sia all'andata sia al ritorno a non subire gol dalla Cremonese. Unica squadra che non ha fatto gol quest'anno alla Feralpi. E questo è già un dato molto particolare. Poi a vedere gli ultimi risultati notiamo che la Feralpi ha vinto le ultime 3 partite, tutte e 3 fuori casa, ha vinto a Modena, aveva vinto prima la Spezia, ha vinto poi con la partita contro la Cremonese l'altro giorno, ed è una squadra che ed è la 6ª neopromossa nella storia della nostra Serie B ad aver vinto per 3 volte di fila in trasferta, quindi risultati particolari. Da quando è arrivato Zaffaroni, questa squadra, se praticamente tiriamo via le giornate fatte con Vecchi in panchina, non sarebbe nemmeno implicata nella lotta a salvezza, sarebbe discretamente lontana, diciamo come lo è, per fare in percentuale, il distacco del Sud Tirol, il vantaggio del Sud Tirol sulla zona rischio. Quindi Zaffaroni ha dato tanto a questa squadra, sta avendo tanto. Adesso si tratta di tenere un po' a freno i facili entusiasmi, perché fino a un paio di settimane fa si sperava ancora di raggiungere i playout e basta, e adesso vedi lì Spezia e Cosenza, zona salvezza, a 4 punti, scontro diretto col Cosenza dietro l'angolo, difficile non pensare che ci sia un po' di animo, un po' di voglia di stupire ancora da parte di una squadra che peraltro, è la notizia di oggi, ha perso di molfetta per le prossime 4 partite per infortunio. E allora andiamo da Eliseno, perché poi parliamo anche con Pietro soprattutto di quello che sta succedendo. Nelle ultime ore 2 ribaltoni in panchina, lo ha accennato all'inizio di trasmissione anche Filippo
da Bolzano, praticamente cambio di panchina, l'ennesimo cambio di panchina a Lecco, l'ennesimo cambio di panchina in Serie B, quello che forse ci si aspettava un po' per i risultati altalenanti anche a Palermo, ed è arrivato l'esonero di Corini, e poi parleremo anche di questo. Caro Eliseno, noi eravamo lunedì di Pasquetta sperando, lasciateci passare il termine, l'ho usato più volte in quel lunedì nelle dirette dal San Vito Marulla, da piazza, anche da piazza Donato Denis Bergamini, da dove mi ero collegato prima e dopo la partita. Speravamo in una resurrezione calcistica, tra virgolette, e invece mi sembra che quella pietra si sia chiusa ulteriormente verso il sepolcro di una squadra davvero irriconoscibile. Parliamo del Cosenza. Eliseno, la tua chiave di lettura non solo della partita contro il Brescia, ma di questo davvero, come definire, campionato del Cosenza, altalenante e dire poco, e deludente e dire poco? Vabbè, il campionato del Cosenza è frutto della squadra costruita, parliamoci chiaro, non è che sia una squadra di quelle che ha mostrato un bel gioco, sì, un gioco discreto, forse un po' meglio degli anni passati, però nulla di che, abbiamo un sacco di ex calciatori, no? Che sono arrivati a giocare al Cosenza, faccio il nome di Forte, ma posso fare anche quello di Canotto, che quest'anno è in annata decisamente negativa. Abbiamo un calciatore come Viviani che non viene quasi mai utilizzato, quindi non si sa perché sta in rosa. Sono tutte contraddizioni di un mercato fatto come sempre al risparmio, come è nell'ottica del nostro presidente. Però oggi, dopo l'esonero di Cosenza, il vero problema sta nello spogliatoio, perché pare che il giorno dopo la sconfitta col Brescia sono volati gli stracci fra il direttore sportivo e parte della squadra che non voleva l'esonero di Caserta. Quindi le voci che si rincorrono sono queste, che non sono per nulla positive in vista di questo finale di campionato. Se mezza squadra si ammutina, poi chi ne pagherà le conseguenze saranno i tifosi del Cosenza, no? Non tanto di questa massa di giocatori che, come sempre, sono tutti con contratto annuale, quindi quando finisce la stagione possono andarsi a cercare un'altra squadra. Il problema è serio, e la partita di sabato sarà uno spartiacque. Ecco, magari c'è da sperare, prima si parlava appunto delle tre vittorie esterne della Feral Pisarò, però la Feral Pisarò è una squadra che, come il Cosenza, perde molto in casa, no? Se non sbaglio le ultime quattro le ha perse in casa, quindi si può pensare a questa, ma queste sono statistiche, che insomma un po' di cabala, uno può fare affidamento su questo, però certamente saranno due squadre che hanno un entusiasmo diverso. Ecco, la Feralpi viene da una bella vittoria ottenuta con merito, perché quando si vince sempre con merito, non si vince mai per fortuna, secondo me, mentre il Cosenza invece è un ambiente depresso, e quindi sarà difficile davvero per Viali riuscire a trovare il bandolo della matassa. Ora, io a Pietro Diodati non chiedo del Cosenza, perché logicamente lui ha visto gli highlights, diciamo, della partita, però con Pietro voglio analizzare, soprattutto se riusciamo, entriamo nella fase, diciamo, in cui parliamo di questi nuovi avvicendamenti in panchina. E a Lecco arriva l'ennesimo ribaltone. Allora riepiloghiamo la situazione, Pietro, e correggimi se sbaglio. Comincia Foschi,
dopo Di Foschi, dopo la pesante sconfitta di Cosenza, arriva il duo Malgrati e Bonazzoli Malgrati. Malgrati. Allora, nel girone di ritorno, alla vigilia di Lecco Cosenza, esonerati Malgrati e Bonazzoli, arriva Aglietti. Oggi la notizia, via Aglietti, ritorna solo Malgrati. Facci le ultime notizie, Malgrati, te lo faccio vedere dalla regia, eccolo qui. Andrea Malgrati, appena quarantenne. Ok, è l'ex capitano dell'Ecco, è un ex giocatore di lungo corso dell'Ecco. Comunque riavvolgiamo il nastro. Allora, prima dell'incontro con il Cittadella c'è stata l'ennesima contestazione da parte del tifo blu celeste nei confronti del patron di Nunno. Primo step. Secondo step, la novità della giornata è stato l'arrivo di un probabile acquirente dell'Ecco, un cinese, Alex Lin, che è il CEO di una società, Skyland Group. Si è presentato in Ferrari, California. Ha visto il primo tempo a fianco alla famiglia di Nunno e poi dopo al secondo tempo se n'è andato. Comunque ci sono anche rumors per quanto riguarda il cambio di società, almeno stando alle notizie che circolano in città, questo imprenditore, questo veramente non è un imprenditore, quando è un amministratore delegato di questa società che si occupa di energia solare, stavo dicendo che ha chiesto alla famiglia, al patron, i libri contabili, li sta esaminando, anche se non ha consegnato, si dice, tutti i libri contabili, per cui c'è questa visione della contabilità della società, e questo è il secondo step. Terzo step, appunto, la partita che c'è stata e che ha visto il Lecco pareggiare con il Cittadella, onestamente ha fatto una discreta partita, non meritava di perdere perché stava perdendo all'inizio. La prima occasione il Cittadella ha segnato, poi dopo è riuscito a pareggiare con un bel gol di Crociata. E veniamo appunto al Coupe de Théâtre. L'ennesimo Coupe de Théâtre che c'è stato qui a Lecco. Allora, come diceva giustamente Filippo Rosace precedentemente, quando il Lecco ha giocato con il Sud Tirol, ha perso nei minuti finali con un colpo di testa, sugli sviluppi di un angolo, e poi dopo c'era stato, diciamo, un esonero in pectore di Aglietti, perché era stato richiamato Foschi, Luciano Foschi, e le cronache ci hanno raccontato che sia stato in città la domenica, per cui aspettava di subentrare ad Aglietti. Poi dopo invece c'è stato l'esonero, veramente la risoluzione contrattuale con il DS Fracchiolla, e mentre ieri c'è stato l'ennesimo, appunto, è stato allontanato, è stato sollevato dall'incarico Aglietti ed è stato preso Malgrati, Andrea Malgrati, che, e questa è una bomba, nel senso che c'è anche un però, ecco, di tutta questa situazione kafkiana, c'è un particolare, caro Antonio, cari ospiti, che Malgrati è stato allenatore, è stato vice di Foschi e vice di Bonazzoli, perché Bonazzoli ha il patentino e Malgrati non ha il patentino, per cui in questo periodo sta frequentando il corso per allenatore che si fa a Coverciano, per cui sta facendo il corso.
ha una, per fare l'allenatore del Lecco ha avuto bisogno di una deroga, e questa deroga dura 30 giorni, per cui non si riesce a coprire fino all'ultima partita di campionato, per cui fino a, per 30 giorni ci sarà malgrati, e poi dopo, punto di domanda. Poi dopo magari rientra posto. No, Bonazzoli non ha declinato. Pietro, rientra Foschi, così chiudiamo il cerchio, no? Sì. era una battuta la mia. Comunque è bellissimo. È una situazione kafkiana. Ma Pietro, ma vuoi che in un posto dove siano stati ispirati i Promessi Sposi, dopo tanti anni non veniva fuori un'altra storia di un'importanza così anche a livello nazionale, con risalto nazionale, come quella del Lecco Calcio? Dai, e la storia è ciclica, si ripete, no? Prima o poi i Promessi Sposi potrebbero essere Di Nunno e Foschi calcisticamente parlando, perché stiamo parlando di un'opera manzoniana che è davvero ha dato lustro alla letteratura italiana. Allora, caro Francesco, poi so che ti devo anche salutare, perché chiaramente hai altri impegni. Allora, hai sentito Eliseno, che con una tranquillità, guarda, ti dico, io fossi stato un tifoso del Cosenza, credimi, e devo applaudire quei quasi 4.000 che erano a San Vito Marulla, alla fine del primo tempo avrei già lasciato lo stadio, perché davvero abbiamo assistito, credo, insieme alla partita col Cittadella, una delle più brutte prestazioni, ma non brutte solo per il risultato, proprio dal punto di vista dell'impegno. Cioè, io dico questo, guarda, stasera gli alibi sono finiti, adesso non si può più dare la colpa a Caserta. Viali avrà le sue colpe, però è arrivato da 20 giorni, cioè queste signorine, perché chiamarli giocatori per me è stato difficilissimo lunedì nel vederli, devono portare rispetto, altro che ritiro, io chiederei alla società un allenamento a porte aperte, perché è giusto che si prendano gli appunti. Ma è giusto che si prendano anche le critiche, questi signori, perché davvero vedere una squadra come il Cosenza, che negli ultimi anni ha ottenuto la salvezza col sudore, col sangue agli occhi, col coltello tra i denti, vedere giocare gente come Forte, come Marras, di grande esperienza, come Calò, Tutino che è subentrato, davvero lunedì erano l'ombra di questi giocatori, altro che ritiro. Devono andare in campo a Real Cosenza davanti ai tifosi del Cosenza, perché questi tifosi, e credetemi, in queste ore, in questi giorni, mi stanno continuando a scrivere tifosi che saranno anche a Piacenza, da Milano, dalla Svizzera, dalla Germania, devono sudare questi giocatori, perché portare la maglia del Cosenza Calcio deve essere un onore, non qualcosa solo così come abbiamo visto in certe partite, in particolare col Cittadella e lunedì contro il Brescia. Proprio contro il Brescia ci doveva essere davvero quella spinta ancora in più, alla luce di quello che avevamo ottenuto nel famoso play-out, quella famosa notte. Invece abbiamo visto, credetemi, tra virgolette, con tutto il rispetto di Carla Fracci, delle ballerine sul prato del San Vito Marulla. Ripeto, chiedo personalmente un allenamento a porte aperte a mister Viali e alla società del Cosenza, altro che ritiro, a porte aperte davanti ai tifosi del Cosenza, perché forse capiranno cos'è il valore di quella maglia. A te, Francesco. Sai, ti stavo ascoltando e penso che invece la Ferrari Pissarò si allena sempre a porte aperte, magari davanti a quattro tifosi, a quattro poco giovincelli pensionati che passeggiano per Salò e arrivano al campo. Io non credo che questo sia il segreto di una rimonta che la squadra sta provando ad effettuare. Credo che sia nel lavoro, perché comunque, al di là delle battute, è una squadra di Serie B, anche questa, malgrado espressione di un paese di 10.000 abitanti,
e a un allenatore che a Cosenza avete visto magari troppo poco come Zaffaroni, che ha avuto la piena fiducia della società ed è riuscito, senza fare grandi rivoluzioni, a rivoluzionare il campionato della Feralbi, perché al di là di tutto i giocatori sono sempre gli stessi, il mercato di gennaio non ha portato grandi sconvolgimenti perché sono arrivati giocatori di Serie C, almeno come esperienza, come Dubizka e come giudici, come Manzari, che ha fatto poca cosa, mezzo campionato ad Ascoli, niente di che. Però questa squadra sta lottando con tutte le sue forze, con tutti i suoi limiti, perché ce ne sono tanti, e con tutta la sua voglia di rimanere nel campionato. Io credo che la partita di Cremona, Filippo conosce bene questa squadra e anche questa società, non c'è voglia di stupire, semplicemente la cultura del lavoro. E la partita di Cremona è stata l'espressione di questo, la consapevolezza di avere davanti una squadra di un altro pianeta, la consapevolezza però che si gioca in 11 e con la testa si può fare veramente di tutto. Credo che la rivoluzione silenziosa di Zaffaroni alla fine sia stata questa, riuscire a dare alla squadra un'impronta. Giusto per non andare lontano da Cosenza, ho in mente l'ultima partita di Vecchi. Entrare in campo, e già era una Feralbi un po' più convinta dei suoi mezzi, a Catanzaro, ma sapendo che dovevi fare le barricate con la paura che il gol arrivasse da un momento all'altro, il gol al passivo. La Feralbi non ha preso gol solo 4 volte su 31, però nel giro di ritorno ha cambiato completamente il modo di approcciare le partite. Io credo che a questo punto debba addirittura avere più paura di se stessa che del Cosenza per sabato. Paura di avere troppo entusiasmo addosso e di non avere la stessa cattiveria, la stessa grinta, la stessa concentrazione che ha messo in campo lunedì allo Zini. Perché a quel punto lì allora la differenza di valori, qualche giocatore, parlo di Tutino per esempio, che può trovare la giocata improvvisa, giocatori che la Feralbi non ha allo stesso livello, magari potrebbe fare la differenza. Invece questa Feralbi deve giocare di squadra con la testa e con concentrazione dall'inizio alla fine, e allora il sogno della salvezza può essere ancora cullato fino alla fine. Allora Eliseno, dammi le ultime notizie che arrivano, perché chiaramente c'è questo ritiro. Prima si era parlato delle due sedute giornaliere, poi si è scelta il ritiro, c'è stato un confronto molto duro tra squadra, direttore sportivo e allenatore nella mattinata di ieri. Si è deciso per optare per questa scelta del ritiro comunque alle porte di Cosenza, non è che i giocatori siano stati portati chissà dove, magari a 2000 metri o distante dalla città, e sappiamo bene che anche questa decisione da alcuni giocatori non è stata presa bene. Insomma, siamo al momento clou di questa stagione, siamo al momento della resa dei conti, Eliseno. Ma guarda, hai già detto tutto tu, non c'è altro da aggiungere. Questa è la situazione, come ho detto prima. C'è stato questo confronto acceso, certamente lo spogliatoio è spaccato, come era spaccato anche prima quando c'era Caserta, perché c'erano quelli che giocavano sempre e quelli che non giocavano mai. Purtroppo la situazione è questa. Il ritiro, secondo me, lascia il tempo che trova, perché non so quando possa servire a rasserenare gli animi, anche perché, come dicevamo prima, purtroppo da noi non esiste una società strutturata come si deve. C'è il presidente che al momento, anche per vicende imprenditoriali sue, è addirittura con un procedimento di obbligo di dimora alla Lamezia Terme, quindi non può neanche venire a Cosenza, non può neanche
così farsi vedere dalla squadra, a meno che la squadra non lo va a trovare a casa sua. Però sappiamo che il presidente del Cosenza guarda solo ai conti e basta, non ha una visione sportiva dell'azienda, la guarda come tratta i rifiuti solidi urbani di cui si occupa giornalmente. È un'azienda che deve fruttare, sta fruttando come al solito, e quindi vedremo quello che succederà. Vediamo, la speranza è solo che davvero i calciatori facciano un bagno di umiltà, facciano un esame di coscienza serio e si rimettano a giocare come hanno dimostrato di sapere giocare in metà campionato, non voglio dire in tutto il campionato nelle giornate precedenti, ma nelle metà partite giocate bene vuol dire che se le hanno giocate bene le possibilità ce le hanno, e quindi sta tutto a loro, è esclusivamente nelle loro mani. I tifosi credo che faranno la loro parte come al solito, arriveranno in massa anche a Piacenza, però non sono loro che scendono in campo, né lo siamo noi, in campo ci vanno i calciatori e sono loro che devono mostrare uno scatto d'orgoglio. Allora, Filippo, noi ci siamo visti con te in quella partita che il Cosenza vinse all'inizio del girone di ritorno, dopo aver vinto nettamente la gara col Venezia al San Vito. Pensa a quella, resta al momento l'ultima vittoria del Cosenza in casa, poi abbiamo racimolato solo poco o nulla, e in quella fase pensate come questo campionato può cambiare, no? In quella fase, dopo quella partita, io notai, Filippo, dimmi se sbaglio, tanta preoccupazione nei volti dei dirigenti, dei giocatori, dell'allenatore stesso di Valente, di altre persone che conosco all'interno dello staff di Valente, dopo quella sconfitta col Cosenza per il futuro del Sud Tirol. Adesso invece siamo a ruoli invertiti. Che idea ti sei fatto anche dopo il cambio della decisione della società del Cosenza di esonerare Caserta e di chiamare Viali, tu dall'altra parte dello stivale? E quindi la domanda è su Cosenza? Sì, sì. Beh, è chiaro che una decisione sotto certi aspetti che ci può anche stare, nel senso, io francamente non avrei esonerato Caserta. Io molto probabilmente a Cosenza è successo quello che è successo nello spogliatoio del Sud Tirol. C'è stato forse qualcosa che si è incrinato, era partito male all'inizio stagione, poi si era sistemato, e molto probabilmente lì il direttore generale del Cosenza non ha saputo, come dire, ottimizzare un po' le varie sensibilità. Perché io ritengo Caserta un allenatore preparato, competente, e questo Cosenza con Caserta stava anche funzionando. Come tu stesso hai detto, lei definite signorine qualche giocatore che hai visto giocare, esibirsi i lunedì dell'Angelo. Evidentemente con Viali, sottolineo anche, sono d'accordo con quello che si è detto prima, Viali non è un stimolatore, l'abbiamo avuto anche a Nessun Tirol, è un gestore, gestisce lo spogliatoio, ma non ha carattere, non ha nervo, non è un allenatore, per dirlo alla Bisoli, con temperamento, e neanche con lo stesso temperamento che può avere Caserta. È un tranquillone, uno che gestisce con molta serenità le cose, ma non ha un carattere tale da poter dare una scorsa alla squadra, a una squadra che è in difficoltà. Credo sia in difficoltà psicologica. Poi mettiamoci anche il fatto che è priva di tutino, insomma, un giocatore che vale tantissimo. Quindi è stato anche sfortunato Caserta in questo senso. E passando il testimone, credo che la scelta del presidente non sia stata una scelta, non dico avventata, non dico non ragionata, ma non sia stata una scelta giusta. Avrebbe dovuto continuare con Caserta, e quindi io la vedo così. Il futuro di questo campionato è nelle mani, come diceva Brera, nella dea Eupalla. Eupalla.
e quindi vedremo un po' come cosa succederà, ma questo vale per tutti, escluso forse Parma e Venezia, ma questo vale un po' per tutti. Senti Filippo, però alla fine Valente la quadra l'ha trovata, no? Ha rigenerato uno come Odonku, no? Casiraghi che continua a segnare, cioè voglio dire, è vero che il periodo in cui l'abbiamo beccato noi su Tirol forse era nella fase discendente, diciamo, no? No, però era una fase di work in progress, bisognava dare il tempo a Valente di recuperare gli infortunati che c'erano da Rover a Curtis, cioè ancora giocava a mezzo servizio e tanti altri. Poi quello che ha fatto Valente sicuramente ha restituito tranquillità all'interno spogliatoio, i giocatori non volevano più Pisoli, si è visto, pare che ci sia stata una levata di scudi e una presenza davanti al direttivo con un out, noi o Pisoli. La scelta è stata sicuramente importante, decisiva, e quindi la squadra ha recuperato piano piano quello che aveva perso con il tempo. Io ho fatto un paragone prima dell'ultima partita, 15 partite di Pisoli, 15 partite di Valente ha portato a casa 4 punti in più, una squadra soprattutto a ridosso dei playoff. Ora adesso già da questo sabato avrà qualche problemino, perché Curtis non è ancora al meglio, è tornato un po' malconcio dalla trasferta con la nazionale, lo stesso dicosi per Kawakibi. Probabilmente per sabato avrà, contro il Parma, poi figurati contro il capolista, ci sarà mezza difesa fuori. Ma detto questo, la scelta di Valente, a mio avviso, l'ho sempre sostenuta, sono passato anche per un, come posso dire, un l'addetto stampa di Valente, sono stato accusato così, ma non è mia abitudine fare questo. Perché ho creduto nelle qualità di quest'uomo che, benché inesperto, ha saputo dare una sferzata allo spogliatoio del biancorosso. E la sconfitta con Cosenza è una sconfitta che è pesata, perché lì Valente fece delle scelte sbagliate, e che appunto per questo, come dicevi tu, c'erano dei musi lunghi, delle facce contrite, ma perché effettivamente quella partita strategicamente non l'impostò bene. Sicuramente mancava anche Casiraghi, come dall'altra parte mancava Trutino. Io ricordo che molti colleghi erano convinti a fine partita addirittura che l'avventura di Valente non continuasse sulla panchina. Poi invece, come vedi, chi il lavoro paga, anche perché, lo voglio sottolineare, nelle vene di Valente scorre sangue cosentino, no? Questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Insomma, il motto è sempre quello: se ci credi puoi, il lupo non muore mai. Francesco, prima di salutarti, ti sei fatto un'idea un po' di con che grinta tu c'eri a San Vito Marulla nella partita d'andata, pareggiata tra l'altro con un gol dell'ex Butic dalla Feral Pisalò. Comunque sai benissimo che io ho definito quella col Brescia in tante occasioni una partita del Cosenza spartiacque. Stavolta invece cambio tono e dico che questa è una partita da mors tua vita mea. Ma diventa mors tua vita mea nel momento in cui il Cosenza vince. Io da esterno cerco di tirarmi fuori, probabilmente la Feralpi può bastare anche non perdere per rimanere lì, anche se poi il trend è di una Feralpi che sta andando veramente al doppio della velocità delle altre avversarie della zona retrocessione. Nelle ultime 5 partite è la migliore, ha fatto 9 punti, ha fatto meglio dello Spezia, ha fatto meglio di tutte. Cosenza e Bari sono le peggiori con 2 punti nelle ultime 5 partite, quindi vuol dire aver mangiato 7 punti alle squadre che in questo momento sono nella zona salvezza, 4 e 5 punti più avanti. Ecco, la classifica è evidente. Credo che la Feralpi debba veramente, come ho detto prima, temere soprattutto se stessa. Se riesce ad essere la squadra di Cremona, farà veramente risultato. Certo è che sarà un'altra partita, perché mentre la Cremonese ha preso in mano il controllo del gioco dal primo minuto alla fine, poi ha sbattuto contro anche i propri errori, e quello di Coda alla fine è stato più che clamoroso. Per chi ancora non l'avesse visto, ricorda tanto il gol fallito da Vieri ai mondiali in Corea del 2002. Però una
cioè, Cremonese fortissima, ma un po' troppo spocchiosa in certi momenti. Ecco, se la Ferrapi riesce a giocare come quella partita, come l'altro giorno, può fare il risultato, però avrà di fronte un Cosenza che baderà al sodo e non sarà certo lizioso come la Cremonese. È una partita tutta da vedere. Filippo diceva prima, da qui alla fine del campionato, chissà quante cose, quanti risultati strani vedremo. È un po' la storia della Serie B, che anche se per la Ferrapi la prima volta, per me dalla redazione del giornale di Brescia è una tradizione ormai, visto che per anni il Brescia ha fatto su e giù, c'è stato addirittura un periodo nel quale i rapporti con la Spagna, parliamo di circa 30 anni fa, quando ci fu la cessione di Agi al Barcellona, il Brescia venne definito dagli spagnoli, che hanno fantasia da vendere in questo campo, la squadra elevador, l'ascensore, un po' su e un po' giù dalla Serie A alla Serie B. È un campionato che conosco bene, anche se di riflesso, ed è un campionato bello anche per questo, perché ti ritrovi con squadre che avevano paura di retrocedere, che rischiano di andare su. L'anno scorso ci fu il Venezia, ricordate che fino a poche giornate dalla fine il Venezia era in zona retrocessione, andò a giocarsi il primo turno dei play-off. Quest'anno c'è stata la Sampdoria, è arrivata a Piacenza poche settimane fa e aveva paura di un quasi aggancio da parte della Ferrapi se la Ferrapi avesse vinto. E poi invece da lì è partita questa rincorsa della Samp, la vediamo al settimo posto. E quindi è un campionato bello, è bello anche perché magari si sbaglia un po' troppo, però le emozioni non mancano e ce le andremo a vivere noi sabato a Piacenza, i colleghi sugli altri campi, ma credo che è un campionato tutto emozionante. Da qui al 10 di maggio ne vedremo ancora tante, come ha detto Filippo. Se, sicuramente, e alla Feralpi, non lo dico per piangeria, va fatto e va dato un merito speciale, perché giocare un intero campionato su un campo distante dal proprio e lontano dal proprio posto, diciamo, dove è stato conquistato questo campionato cadetto, non è sicuramente facile. E poi, non lontano pochi chilometri, ma solamente 120 ad andare, 120 a tornare. Vabbè, però è sempre una trasferta, voglio dire, no? Piuttosto che andare a era più vicino, guarda, era più vicino andare a giocare lunedì a Cremona. La trasferta di Brescia e quella di Cremona sono più corte, e anche quella di Lecco sono più corte da Salò di quella di comunque Francesco, ritornando a quella dello stadio Zini, alla partita di lunedì, secondo me se la partita fosse durata un'intera giornata la Cremonese non sarebbe riuscita a segnare. No, sono quelle partite segnate, ti accorgi subito che c'è qualcosa che non va. Possiamo dire che la Cremonese non è stata neanche fortunata, ma non è che lo si dice perché la Ferrapi ha vinto. Siamo oggettivi, qualche volta anche il è andato bene anche alla Ferrapi, però come diceva il collega prima, bisogna dire che le vittorie, quando uno vince, le vince le partite con merito, anche perché ci mette quella grinta anche nei contrasti per portarli dalla sua parte, le palle sporche, riuscire ad averle, è l'unico merito vero di una squadra che doveva essere retrocessa ancora peggio dell'Ecco all'inizio, alla fine del giro d'andata, aveva 7 punti dopo 16 partite e adesso è lì a lottarsela. Poi magari ci ritroveremo con il Lecco in Serie C l'anno prossimo, però... Non è detto, nel senso che bisogna aspettare sempre la matematica, no? Certo. E allora, esatto. Caro Francesco, io ti ringrazio. Noi ci vedremo sicuramente allo Stadio Garilli di Piacenza, visto che hai detto che la trasferta non è distante, anche da Lecco spero che possa arrivare anche Pietro Diodati in tribuna. Ci sarò. Ecco, e allora, caro Francesco, ci vediamo. Allora, faremo una reunione. Vale, e arrivo verso Piacenza. Ti ringrazio intanto per la tua disponibilità. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao Francesco. Ciao.
Ciao Francesco. Grazie a Francesco Doria del Giornale di Brescia. Allora, prima di proseguire, io vi ricordo che questa trasmissione è visibile giovedì sera alle 22:30 in tutta Italia, isole comprese, anche ovviamente con lo Smart TV, andando sul canale 133, vedete, trovate altri canali TV, trovate nelle emittenti del Sud, Media Sud, e potete guardare alle 22:30 il giovedì sera questa nostra trasmissione, con replica poi il venerdì alle ore 17 e alla domenica sera invece potrete seguire il post partita di Feralpi Salò contro il Cosenza, per cui ci potete seguire davvero, vi ringrazio di cuore, perché come ci informa anche l'editore di Media Sud e di Italia Cable, siete davvero in tantissimi a seguire queste nostre trasmissioni. Allora, ritorniamo a parlare del campionato di Serie B e analizziamo un po', facciamo una battuta anche, sì Filippo, vengo da te perché chiaramente devo chiudere il giornale. Ecco, prima di salutarti Filippo, voglio da te una battuta. Mostro Michele Mignani che ritorna ad allenare in Serie B, praticamente ritorna sulla panchina del Palermo al posto di Corini. Questa è l'altra notizia del giorno. Un tuo giudizio, poi ti saluto e ti lascio ovviamente al tuo lavoro. Bene, grazie. No, allora io ritengo che Mignani, così come è stato per Caserta, fu esonerato a mio avviso ingiustamente, perché il presidente De Laurentiis ha fatto pagare a Mignani una, fra virgolette, scellerata campagna estiva di mercato con le cessioni del portiere Caprile, dell'attaccante, insomma ci sono stati dei movimenti che hanno penalizzato questa squadra. Mignani è oltre che un signore dal punto di vista della personalità, è un buon allenatore, un bravo allenatore che, avendo portato avanti la squadra per 2 anni consecutivi con una promozione, una finale playoff per andare in Serie A, non meritava quel trattamento. Adesso arriva a Palermo, arriva in un grande club, arriva in un club dove si possono fare ragionamenti, si può ragionare in grande, e credo che dire che Palermo con l'arrivo di Mignani riesca a inserirsi nel giro che conta potrebbe essere azzardato, però non dimentichiamo che il Parma lo scorso anno, dopo un avvio e un tre quarti campionato a rilento, riuscì addirittura a entrare nei giro dei playoff perdendo soltanto la semifinale col Cagliari, la semifinale col Cagliari, quindi potrebbe fare la stessa cosa. Beh, a Mignani non auguro di arrivare in finale playoff anche questa volta, spero che il Palermo possa addirittura magari rimontare la classifica, che Mignani di finali playoff ne ha perse 2, una in Lega Pro contro il Cosenza a Pescara quando allenava il Siena, una nella passata stagione all'ultimissimo secondo contro il Cagliari. Comunque staremo a vedere l'apporto che saprà dare Michele Mignani al Palermo dopo l'esonero di Corini. Tra l'altro sarà il prossimo avversario, caro Eliseno, del Cosenza al San Vito Marulla. Come vedi, ci stiamo preparando per un finale davvero molto molto bello e scoppiettante, non ci facciamo mancare mai niente. Filippo, io ti ringrazio, gentilissimo. Grazie, Antonio. Ovviamente buonasera a Pietro. Buonasera a te, grazie, buon lavoro, e magari ci rivediamo più avanti poi per tirare le somme di questo sempre bello e entusiasmante campionato cadetto. A disposizione, grazie, buonasera. Grazie buonasera a te, Filippo Rosace da Bolzano. E allora, e adesso ce la cantiamo e ce la suoniamo, no? Pietro ed Eliseno, cosa possiamo dire? Allora, abbiamo fatto quasi un'ora di trasmissione, le notizie che filtrano le abbiamo date dal Cosenza, abbiamo un po' espresso credo anche la nostra amarezza per questa situazione di classifica. Eliseno ha tracciato per l'ennesima volta quello che manca sicuramente nell'organigramma societario, cioè che è una società praticamente. Abbiamo parlato di questo cambio di allenatore che ha significato per l'ennesima volta una sconfitta e
diciamo, il rimettere per l'ennesima volta nel cassetto un tentativo di progetto di programmazione, e adesso però ci aspettano queste 7 partite che ci dovranno regalare un po' di punti per raggiungere la salvezza. Secondo voi, ecco, secondo te, Eliseno, ci sono tanti scontri diretti giornata per giornata, si è alzata secondo te anche con la sconfitta dell'Ascoli alla Spezia, con la sconfitta della Ternana, o resta immutata la quota salvezza parlando di 43-44 punti? No, penso che non cambi poi molto, potrà cambiare di un punto, ma non più di tanto. Il campionato in fondo poi è sempre quello, e quindi non credo che ci sia tanta differenza. L'importante è arrivarci quando più è possibile vicino, e quindi bisogna darsi da fare, bisogna fare punti al più presto, e questo, lo ripeto, come dicevo prima, lo possono fare solo i calciatori, solo quelli che scendono in campo, che devono dare veramente tutto per la società che li paga, no? Che ce li ha in organico, perché fino al 30 di giugno vuoi o non vuoi devi dare tutto per la maglia che indossi, e questo forse non sembra, i calciatori, o meglio, forse i calciatori moderni non lo sentono più come un tempo. Tu dicevi prima fare assistere i tifosi, sarebbe già stato un qualcosa, ma sappiamo che questa società non ha un buon rapporto con i tifosi. Il tifoso è un cliente, non è il dodicesimo uomo in campo, almeno per questa società. È sempre stato così da quando è iniziata l'avventura dell'attuale proprietà, e credo che sarà sempre così, quindi è inutile sperare di ritornare alle usanze di un tempo. Anzi, un tempo, io ricordo, neanche tanto lontano, ma lo ricorderete anche voi, i duri confronti che c'erano, no? Dietro la rete del San Vitino del Morgine, no? Fra tifosi e allenatori e giocatori, quando le cose non andavano bene, oppure l'esultanza che c'è sempre stata nei momenti in cui le cose vanno bene. Però adesso siamo in un'altra epoca, in un altro modo. Questa società, ribadisco, usa questo metodo, sta arroccato nella sua torre d'avorio, e tutto il resto è lontano, no? Quindi è difficile poter incidere. Io penso che neanche con i pezzi che si scrivono, con queste chiacchiere che facciamo fra di noi, riusciamo ad incidere sulla situazione, perché proprio dall'altra parte c'è proprio un muro di gomma, non si recepisce niente. Io dalla famosa conferenza stampa di Gemmi, ultima, l'ho già detto un'altra volta, sto ancora aspettando la responsabile del marketing, che è venuta a sedersi vicino a me, mi ha chiesto il numero di telefono, perché lei voleva ascoltare, voleva consigli, voleva ascoltare tutti. Beh, io ancora sto aspettando questa famosa telefonata, che non credo che arriverà mai, ma sono qui che aspetto. Una canzone scritta da Maurizio Costanzo con la musica di Ennio Morricone, recitava, cantata da Mina, se telefonando. Rossana Mortati è la responsabile di cui stai parlando, giusto per essere corretti. Allora, invece per Pietro c'è un telespettatore addirittura che ritorna indietro negli anni 70 e dice: volevo chiedere a Pietro se è parente di un Diodati che giocava nello Spezzano albanese primi anni 70. Sì, sì, Angelo. È lui. Sì, è lui. No, è lui. Allora, ritornando un po'... Si giocava anche ha giocato nel Cassano, nel Trebisacce, nelle categorie inferiori. Sì, è lui. È lui. Ecco, arrivano anche questi messaggi. No, allora, ritornando al discorso, caro Pietro,
perché poi devo chiedere a Eliseno, perché venerdì comunque il San Vito Marulla sarà davvero palcoscenico importante per una gara di qualificazione per la nazionale femminile, nazionale maggiore. Sono tantissimi anni che non viene una nazionale a San Vito Marulla, parliamo di nazionale maggiore, per cui parliamo anche di questo evento, così almeno la cosa più bella che la città, lo stadio intitolato a Gigi Marulla, San Vito, il famoso stadio di Cosenza, praticamente sarà palcoscenico di questa manifestazione. Un tuo velocissimo commento su questa situazione, Pietro, che si è venuta a creare dopo le ultime due sconfitte che hanno assottigliato, diciamo, la classifica del Cosenza verso la zona pericolosa. Adesso c'è poco da scherzare. Sabato sarà una partita, come dicevi tu, da mors tua vita mea. Diverse volte riprendo questa citazione latina. È una partita delicata, è una partita spartiacque del campionato, perché io faccio i dovuti scongiuri e spero che il Cosenza prenda dei punti, anche perché, caro Antonio, verrò anch'io a vedere la partita, per cui porto sempre fortuna, per cui spero anche questa volta di portare fortuna al Cosenza. No, è una partita che deve almeno pareggiare, mancano 9 punti e in 7 partite potrebbero essere fatti questi 9 punti, a cominciare dalla partita con la Feralpi Salò. Comunque io ho visto soltanto gli highlights di Cremonese Feralpi. La Cremonese è la squadra di Serie B che ha subito meno gol ed è, secondo me, la squadra più da Serie A che da Serie B, perché lo sappiamo, in Serie A vince il campionato chi subisce meno gol. In Serie B invece non avviene questo, per cui è una squadra più per la Serie A che per la Serie B. La Cremonese è stata sfortunata, perché effettivamente meritava molto, ma molto di più, però ci sono delle partite che sono segnate. Io secondo me se il Cosenza gioca con gli attributi, perché quello manca al Cosenza e soprattutto ad alcuni giocatori del Cosenza che devono lasciare da parte il fioretto e mettere in pugno la sciabola, perché soltanto in questo modo potrebbero e vorrebbero tutti i tifosi. Pietro, si spera. Altro che fioretto e sciabola, qui dobbiamo tirare fuori gli artigli. Il nostro simbolo è il lupo, dobbiamo tirare fuori gli artigli. Allora, qui c'è Floro Arnone, questa è una domanda che giro ad Eliseno Sposato. Fino a che punto possono incidere sul rendimento della squadra le vicissitudini giudiziarie in cui è coinvolto Guarascio? Saluti dalla Norvegia, grazie Floro e tantissimi auguri, perché oggi è il tuo compleanno, ovviamente te li facciamo in diretta. Ecco, Eliseno. Dalla Norvegia, la patria dei miei amatissimi Motor Psycho, che sono dei gruppi rock che amo di più, sono di Trondheim. E quindi insomma, e che mandi in onda attraverso Radio Birdman, una volta sì, però quest'estate verranno a suonare sul lago Cecita, quindi sarà bellissimo, la prima volta che vengono a suonare in Calabria. Però a parte gli scherzi, torniamo al calcio, lasciamo perdere la musica. Non credo che non possano incidere più di tanto, perché in fondo il presidente è operativo solo a livello decisionale, poi è una questione abbastanza complessa, molto marginale, lunga da essere dipanata.
Il problema, semmai, è il precedente, che non è favorevole. Io non lo vorrei ricordare qui, però facciamo tutti gli scongiuri. Quando un altro presidente della Cosenza venne, ahimè, arrestato, ma lui venne arrestato, poi la squadra retrocesse, anzi sparì proprio. Ah, Pagliuso. Quindi è meglio non rimbangare queste vicissitudini. No, però non credo che sia proprio in questo momento non è la stessa cosa, quindi non si tratta della stessa cosa. In questo momento, diciamo, forse il presidente è solo indagato e non è neanche agli arresti, ha solo l'obbligo di dimora nel comune di residenza, che è la Lamezia Terme. Sì, sicuramente no. Diciamo... La sua azienda opera in varie parti della Calabria, quindi questo è un'inchiesta che ha a che fare con i rifiuti che tratta nella zona del Vibonese. Vibonese. Quindi insomma sono cose complesse, insomma più grandi di noi, alle quali è difficile poi dare giudizi, però speriamo che ne venga comunque fuori anche al più presto. Beh. Vedremo, credo, volevo aggiungere dicendo che forse questi in questo momento nello spogliatoio del Cosenza sono i problemi minori, diciamo, a cui pensano i calciatori e gli addetti ai lavori, diciamo, no? Di anche perché poi il presidente non è di Nunno, no? non è un presidente di quelli vulcanici, non è un De Laurentiis che va e può fare timori ai calciatori, no? E allora abbiamo fatto gli auguri a Floro Arnone, che salutiamo ancora dalla Norvegia, dobbiamo fare gli auguri a questo signore che insieme al nostro carissimo amico Elio Principato dal suo profilo Facebook ho preso questa volta questa foto, che è Mimmo Toscano, calciatore nonché allenatore anche del Cosenza, ha vinto l'ennesimo campionato in Lega Pro riportando in Serie B il Cesena. Ecco, è qui caro Eliseno e Pietro, no, il Cesena nella passata stagione venne eliminato in semifinale nei playoff dal Lecco. Non ha smantellato, non ha mandato via Toscano, ha rinforzato la squadra ed ha centrato con largo anticipo, mancano credo ancora 4 giornate alla fine di questo campionato e lui ha già vinto con largo margine. Ecco, questa è la famosa parola programmazione, crederci in un progetto, mantenere sempre le persone giuste al posto giusto. Bene, e complimenti a Mimmo Toscano per l'ennesima promozione, e complimenti anche a Elio Principato, che quando ci sono questi personaggi sul suo profilo ci offre sempre delle bellissime foto. Lo salutiamo, zio Elio. Eliseno, siamo in chiusura. Quella che ho messo io però era più bella. E allora poi settimana prossima mettiamo la tua, dai. No, era un modo per salutare il tuo, perché io sono con qualche capello in più in testa. A proposito di amicizia di cui si parlava prima, io non sono mai stato amico, forse di Mimmo Toscano. Non proprio amico, perché amico è una parola grossa, però ho avuto una grande stima, lui ha una grande stima di me. Noi quando ci dovevamo scontrare in conferenza stampa lo facevamo sempre, però poi dopo quando ci incontravamo era tutto superato sul momento, ecco, non c'è mai stata, c'è grande stima reciproca. Per questo sono contentissimo del risultato che ha ottenuto, perché è un tecnico molto capace, magari forse più adatto alla Serie C, anche se io spero che gli diano la possibilità di dimostrare il suo valore anche nel prossimo campionato di Serie B. Eliseno, dacci tutti i ragguagli praticamente domani sera, giovedì, praticamente conferenza stampa di Son Cin, allenatore della Nazionale Maggiore Femminile, in vista della partita di venerdì al San Vito Marulla. Siamo tutti orecchi. Sì, domani finalmente la Nazionale arriva a Cosenza, anche se gioco forza per poche ore, perché poi c'è subito nella settimana successiva
un'altra gara di qualificazione però in Finlandia, quindi il Cosenza resterà giusto il tempo di fare, ecco, domani sera la classica passeggiata sul terreno del San Vito per assaggiare il terreno, poi subito dopo alle 19:30 c'è la conferenza stampa di mister Soncin di una calciatrice. Io spero che ci sia Capitan Girelli, ecco, per un legame proprio personale che ho con lei, da tifoso, ecco, così, no? Di questa bravissima calciatrice della Juventus, se non è. Sì, 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 ma è attaccante della Juventus, ma anche adesso sarà capitano della nazionale, perché non c'è ha più. Ha cominciato nel Bardolino, se non sbaglio, la Girelli. Sì. Sì, poi ha vinto diversi campionati con il Brescia, prima di vincere quelli con la Juventus, quindi è una delle calciatrici, diciamo, più famose che ci sono in quest'epoca nel calcio femminile. Ma la cosa interessante è anche che c'è nel pomeriggio, nel vicino liceo sportivo di Castrolibero, c'è un incontro di formazione, così poi chiamiamolo così, di aggiornamento dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, e sarà a Cosenza Betty Bavagnoli, che oltre a essere stata una grandissima calciatrice e allenatrice, adesso occupa il ruolo di head coach, come si dice all'inglese, cioè capo di tutto il reparto tecnico del calcio femminile della Roma. Quindi lei da allenatrice ha fatto un passo indietro, è diventata dirigente, adesso sta, diciamo, con le scelte che ha fatto sia di acquisto di calciatrici che di ingaggio di allenatori esperti, sta portando la Roma alla vittoria dello scudetto, e sarà domani a Cosenza appunto a parlare della sua esperienza. Credo che sia una cosa interessantissima da seguire, soprattutto per i tecnici. Ma quello che è più importante è poi la partita di venerdì, questo in gol è pure venerdì, scusate, ho sbagliato, è quella di fare vedere, fare sentire il calore di Cosenza alla nazionale, una nazionale maggiore che torna dopo 28 anni, quella femminile, a giocare a Cosenza. Quindi il precedente è stato positivo, però in questa volta di fronte a una nazionale molto ostica, che è quella dell'Olanda, dei Paesi Bassi, che è una nazionale quotatissima, e quindi sarà una bella partita a livello tecnico da seguire. Non è una semplice amichevole, è una partita che conta per le qualificazioni europee, quindi bisognerà essere presenti allo stadio, non dico in massa, perché sappiamo che il calcio femminile non ha l'appeal di quello maschile, però sicuramente basta avere un po' di curiosità, avvicinarsi a questo mondo, si scoprirà che il calcio femminile è bello da vedere sia tecnicamente che tatticamente, e può essere una sorpresa, ecco, per chi ha la curiosità di vedere un'altra faccia del calcio, dello sport che poi amiamo tutti. Allora, per tutte le notizie, tutte le informazioni su questo, vi rimando al sito di Eliseno Sposato, solocosenza.com, sicuramente anche delle belle foto, chiaramente su questo sito tutte le notizie. Ovviamente poi noi ne parleremo anche mercoledì prossimo sui social, quando seguirete su Facebook, sul canale Lotta coi lupi di YouTube, la nostra trasmissione Riflettiamo sulla Serie B. Media Sud, Italia Cable invece al giovedì sera alle 21 su Italia Cable, 22:30 invece su Media Sud, replica al venerdì alle ore 17. Bene, io vi ringrazio, grazie a Eliseno Sposato, perché è gentilissimo con tutte queste notizie. Abbiamo parlato del Cosenza, abbiamo parlato ampiamente della sfida che ci aspetta, caro Eliseno, e cosa ti posso dire? Grazie, e ovviamente alla prossima, perché tu sei sempre una persona squisita e molto molto disponibile quando c'è da parlare del Cosenza e anche di altre sport, di altre discipline e anche di musica. Grazie, sì, quello il mio sogno resta sempre quello di trovare qualcuno che mi chiama a parlare di musica, di calcio, dove mi ritengo, diciamo,
decisamente più esperto, ecco, senza ma questo è un sogno di chi ha cominciato con la radio come sottoscritto, come esatto. Te come tanti, no? Quando mettevamo i dischi, quando vabbè, la battuta che ci viene adesso da dire è che ne sanno quelli del 2000, no? Esatto. Quando ci arrangiavamo con i lenti, con le festicciole fatte in casa, ecco, vabbè, insomma, non svegliamo troppo, perché se no sembra che siamo del 1800, insomma, ecco. Grazie Eliseno Sposato, buonasera, grazie mille caro Pietro, grazie anche a te, l'ennesima tua diciamo il tuo intervento nella nostra trasmissione, anche stasera da Lecco non ci hai fatto mancare le novità. Ci sono sempre notizie, purtroppo la famiglia di Nunno sforna news una dopo l'altra. Grazie a Pietro Diodati da Lecco, con te ci vediamo al Garilli di Piacenza sabato per seguire ovviamente il Cosenza contro la Feralpi Salò. Grazie, okay. Pietro. Grazie Antonio, grazie a tutti quanti ci stanno seguendo. Grazie, la più cordiale buonanotte a Pietro Diodati da Lecco. Allora, a proposito di Feralpi Salò Cosenza, vi ricordo ovviamente sabato alle 13:30 con l'anteprima, il pre-partita, l'anteprima ovviamente riusciremo a farla magari qualche ora prima della partita dal centro magari della città di Piacenza, alle 16 il post partita e alle 17 ovviamente come al solito il full time. Allora, cosa aggiungere? Poi ovviamente il tutto lo potrete rivedere post partita e full time anche su Mediasud domenica sera alle 22:30. Vi ringrazio davvero di cuore per i messaggi, soprattutto per l'attenzione che ci prestate nelle nostre dirette. Grazie a tutti i tecnici, ovviamente Lorenzo Franchini in cabina di regia, che tra poco metterà in onda la sigla di chiusura. Grazie ai tecnici anche della messa in onda di Luzzi per Italia Cabra e Mediasud. Un ringraziamento sempre all'editore Enzo Franco Calabrese. E a voi, grazie ancora. Se lo vorrete, saremo in diretta da Piacenza sabato per seguire i Lupi nella settima e penultima tappa di questo campionato di Serie B. È un momento difficile, ma quando il gioco si fa difficile, ovviamente i duri entrano in gioco, come si diceva una volta. Il lupo non muore mai. La più cordiale buonanotte da parte di Antonio Palopoli. Thank you.